Hai la pelle sensibile e reattiva? Si arrossa facilmente, non sopporta più nessun cosmetico, oppure semplicemente solo in questo periodo dell'anno. Ecco tre cose che devi evitare e tre cose invece da fare. Sono Martina Bindi, per chi non mi conosce, ho 54 anni e da oltre 30 anni sono nel settore beauty come estetista, con un approccio olistico fondato sempre su quello che dice la scienza. Iniziamo subito. Innanzitutto, quali sono gli aspetti che devi assolutamente monitorare se hai una pelle sensibile e reattiva? Il primo è lo stress ossidativo. Ho fatto un sacco di video sullo stress ossidativo, ma a giudicare da tutto quello che vedo nel settore beauty e non solo, molto probabilmente le cause dello stress ossidativo o le risorse interne, le risorse endogene in difesa dello stress ossidativo non sono ben comprese, altrimenti non si giustificano alcune cose che vengono fatte. L'altro è l'importanza del sebo e dei grassi della nostra pelle, perché vedo troppe procedure veramente aggressive per il nostro sebo e vi spiego l'importanza di questo secreto così fondamentale, di questa sostanza che la nostra pelle produce. Innanzitutto è ricco di squalene. Lo squalene cosa fa? È il primo antiossidante, diciamo che è il nostro filtro chimico, perché reagisce nei confronti, ricollegandomi allo stress ossidativo, ossidandosi lui al posto della nostra pelle. E è non solo, è anche il più ricco di tutti di tocoferolo, che sarebbe la vitamina E. Più ricco anche della vitamina E che noi possiamo avere nel sangue. Quindi, quando io vedo delle procedure che tendono, o comunque tutto questo per sebo regolare, sgrassare, togliere il lucido, e poi il paradosso è che quest'anno va questo effetto glow, dove si vedono anche tutte le più famose influencer che hanno questo viso quasi lucido, che tendono perciò, quindi prima togli il lucido, fra virgolette lucido, che la natura ti dà, per poi applicare un lucido sintetico. È veramente quanto di peggio si possa fare alla pelle. Ma vediamo subito quali sono queste tre cose da non fare. Proprio in virtù del fatto che dobbiamo preservare i nostri preziosi acidi, e il sebo è solo uno di questi, adesso ne introduco altri, è l'utilizzo della doppia detersione. Quando io faccio, oppure la detersione con l'olio, anche più semplice, ma fatta con l'olio. Perché? Pulisco con l'olio, quindi l'olio per affinità si lega a tutti i miei grassi, quindi ha una porzione eccessiva del sebo che la mia pelle ha sintetizzato. E poi con la detersione successiva, perché dopo aver usato una schiuma o un detergente, un altro prodotto con tensioattivi che rimuova questo impasto di olio misto al grasso che avevamo sulla pelle, e in quel modo porterò via tutti i grassi. E se noi siamo grandi, visto che dopo la menopausa andiamo incontro alla secchezza, quindi alla secchezza delle nostre mucose, e la pelle è una di queste, è ovvio che per noi quel tipo di procedura diventa davvero deleterio, nel modo più assoluto. Quindi è una cosa da non fare assolutamente, perché noi poi non abbiamo la capacità di ripristinare il grasso. E anche soggetti giovani, un pochino più giovani che non sono in menopausa, che stanno seguendo questo video, ricordatevi che togliere il sebo per poi ripiazzare un grasso sintetico o comunque un grasso di laboratorio che non è quello sintetizzato, non è la stessa cosa. Quando voi togliete il sebo, non c'è l'effetto rebound come si pensava anni fa. La ricerca ci dice che non è che viene prodotto più sebo dopo che l'hai tolto, viene prodotto un sebo di tipo diverso, quindi una sorta di sebo fatto veloce, fatto in emergenza, che ha un effetto, anziché protettivo come il sebo naturale, ha un'azione pro-infiammatoria. Infatti, per quello vedete queste ragazze con la pelle sottilissima, secca in superficie, con tutte queste impurità sottopelle e sporca sotto e proprio avvizzita sopra, secca sopra. Perciò, anche se siete giovani, ragazze, evitate.
Ma andiamo avanti. La seconda cosa da non fare assolutamente, perché sempre queste, più le giovani, perché le grandi ormai sono consapevoli e si accorgono subito quando fanno un peeling chimico e la loro pelle non vuole. Per motivi ovvi, solo che da giovani abbiamo più risorse, come quando facciamo qualcosa che ci fa male, da giovani non ce ne accorgiamo. A 30-35 anni, se io faccio le 6 la mattina e poi vado a lavorare, reggo. Se lo faccio a 55, mi ricoverano. Stessa cosa la pelle. Quindi quando io vado a fare un'azione esfoliante con levigati, acidi, retinoidi, peeling chimici, non me ne accorgo più alla distanza. Quindi assolutamente no. E poi dopo l'utilizzo, la terza cosa da non fare, l'utilizzo di cosmetici con siliconi, acrilici. Ora, demonizziamo tanto i siliconi, anche insomma i siliconi, ricordatevi, non c'è scritto poi silicone, c'è scritto dimeticone, pentasiloxane, quindi se non avete chiaro come distinguere alcuni ingredienti all'interno della vostra crema, sul nostro sito a risorse gratuite trovate il corso INCI, che è gratuito. Casomai iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, un video, una sequenza vecchie, anche se sembravo più vecchia lì di ora, andate a vedere, sono vecchie ma gli argomenti sono sempre quelli, quindi attuali, e senz'altro vi aiutano a difendervi un po' da tutte queste cose. Perché? Perché quando io applico queste sostanze filmogene, la pelle perde la sua forza e la sua capacità di adattarsi agli agenti esterni, quindi una pelle sensibile e reattiva ha più difficoltà perché è schermata sempre da queste pellicole. Anche lì non te ne accorgi. Quando te ne accorgi? Te ne accorgi quando provate, se state usando una crema che contengono questi prodotti, a stare per qualche giorno senza applicare la crema e vi renderete conto di qual è lo stato reale della vostra cute. Quindi, riepilogando, tre cose da non fare: doppia detersione, in particolare il primo passaggio con l'olio, qualsiasi tipo di olio. Seconda, l'utilizzo di levigati ed esfolianti, che lì per lì sì, vi rendono un pochino più luminose, ma la pelle sarà sottile, sensibile, e quindi poi rossori, invecchiamento precoce, rughe precoci e chi più ne ha più ne metta. E poi cosmetici con siliconi e acrilici o simili, che fanno questo effetto finto protettivo che però indebolisce, perché fa addormentare le vostre difese naturali. Cosa fare? La prima regola è una routine cosmetica fisiologica che mantenga inalterate le vostre secrezioni. Inalterate non vuol dire andare fuori col viso lucido, grasso, unto, vuol dire che la routine cosmetica preserva quello che di utile produce e sintetizza la vostra pelle, togliendo invece quello che a fine giornata non serve più. L'altra cosa da fare è, avete visto l'autunno, non lo paragono sempre a quello che succede in natura, quindi le foglie diventano gialle e si iniziano a staccare un po', come abbiamo noi queste placche di cheratina in superficie, e per quello che tutti ora peeling, levigate, sfoliate. E invece no, è importante casomai aiutare la pelle a liberarsi dalle foglie che sono già proprio marroni secche, marroni proprio che con soffio di vento si staccano. Ma quelle che sono ancora un po' verdoline sono utili. Perché la pianta, arrivato l'autunno, non se ne libera subito e diventa nuda come invece sarà a gennaio? Perché questo processo, proprio per il mantenimento stesso della pianta, deve essere lento e progressivo, adattando piano piano la nostra pelle, esattamente come l'albero si adatta al cambiamento del clima nelle stagioni, nei mesi a venire, anche se ora le stagioni sono un po' pazzerelle. Quindi, in questo caso, ad esempio, Startup Renew o Hydra Face Scrub hanno questa funzione. Lo scrub perché contiene sfere idrogenate di cera di jojoba, perciò questi granulini che hanno però all'interno un grasso, come la cera di jojoba, molto molto simile al nostro sebo. Oppure Startup Renew Gel, oltre ad avere una piccolissima percentuale di mandelico, il 2%, un pH di 3,8, quindi assolutamente rispettoso della fisiologia della cute, contiene anche l'estratto di carota che serve per riattivare lo squalene. Ricordate, lo squalene è il primo antiossidante, quindi il nostro sebo ha questa azione potente nei confronti degli agenti esterni e dello stress ossidativo proprio grazie allo squalene, che però si ossida.
L'estratto di carota, o comunque i carotenoidi in genere, hanno questa preziosa funzione di riattivare lo squalene, quindi è come lo pulisce dallo stesso ossidativo e lo rende di nuovo un antiossidante attivo. La terza cosa da fare, questo è un po' tutto l'anno, ma in particolare in questo mese dove prevale questa secchezza e dove i grassi sono davvero la cosa che dovrebbe più farci, su cui dovremmo porre l'attenzione, sono gli acidi grassi essenziali. Si chiamano essenziali perché il nostro corpo, la nostra cute, non sono in grado di sintetizzarli, perciò mangiarli, ho fatto dei video per spiegare in quali alimenti li troviamo, e applicarli sulla cute, questo non è un olio normale, è solo una sinergia di acidi grassi essenziali, non paragonatelo mai a un olio normale, che possono essere usati aggiunti alla crema, da soli, hanno veramente aggiunti allo scrub, allo startup, hanno veramente un'infinità di funzioni, ma quella più importante è quella di aiutare la pelle nel preservare i grassi. Quindi abbiamo detto, routine cosmetica fisiologica che mantenga il più possibile questo equilibrio e questa forza della pelle, e grassi affinché si vada non solo a compensare la secchezza del periodo, ma si vada anche a dare alla pelle qualcosa che da sé non riesce a sintetizzare. Il tutto favorisce la risposta allo stress ossidativo grazie al nostro sebo, grazie all'equilibrio di superficie, a cui possiamo sempre aggiungere l'aiuto della preziosa vitamina C, quindi le nostre mitiche 5 settimane intensive antiossidanti. Spero, mi sembra di avervi detto tutto, mi faccio una scaletta, ma poi sono una chiacchierona, vado oltre la scaletta, ma adoro chiacchierare con voi, anzi una di voi mi ha detto, Martina, basta, tu ti definisca chiacchierona, perché chiacchierona è chi apre la bocca e dà fiato, finché dici cose interessanti, non sei una chiacchierona, ma stai semplicemente comunicando cose utili. Spero che sia ancora così, quando divento noiosa ditemelo. Alla prossima.